Guardate queste immagini. A Venezia, mediamente, passano 4 navi passeggeri ogni giorno. Navigano nella laguna con grandi rischi. Quando una nave come questa attracca a Piazza San Marco, tutti i passeggeri si affacciano sui terrazzini, sulle cabine, salgono sul ponte più alto e scattano foto. Migliaia di passeggeri, 4-5 mila su queste navi enormi, che tutti assiepati in ogni spazio libero, scattano infinite fotografie. Queste fotografie vengono poi mandate tramite WhatsApp, tramite email, a tutti i parenti e amici di questi 4-5 mila passeggeri, che poi le pubblicano sui social. Ne deriva una enorme pubblicità per la compagnia di bandiera, che campa sul mercato delle crociere. Quindi l'inchino è una faccenda delle compagnie che ci guadagnano, mentre i comandanti rischiano non per colpa loro. Com'è possibile starsi zitti senza proferire parola alcuna nell'osservare che la nave si sta dirigendo direttamente sul promontorio delle scuole, senza transitare a nessuna distanza laterale? Benedetto Dio, me ne sono accorto io guardando la fluorescenza della schiuma sull'acqua, e sono stato costretto a porre in essere una manovra evasiva, disperata, all'ultimo momento, per evitare un impatto frontale. La posizione che ho sempre riferito era quella che stavo, come era mia abitudine, tra i due radar, ma alla mia destra io osservavo degli ufficiali che avevano la testa nei radar, signori miei. Quindi questa usuale condotta nel seguire la navigazione è stata ingannevole, indipendentemente da qualsiasi dubbio, qualsiasi possa essere stato il dubbio di dire forse vogliamo passare a meno di mezzo miglio, a parte che bisognava chiederlo. Ma comunque, indipendentemente da tutto, come è possibile mantenere un mutismo così omertoso nel non rappresentare che la nave si sta dirigendo in un pericolo, verso un pericolo immediato? Il componente la guardia in plancia deve prima riconoscere, essere in grado di avere le nozioni base per riconoscere un pericolo, per poi avere la metodica e rappresentarlo. Ma qui non è stata questione di metodica nel rappresentare, è stata una questione che nessuno si è degnato di riconoscere un pericolo a radar. Qui stiamo parlando dell'ABC, ovvero uno schermo radar, una nave che si ci dirige sugli scogli, mi mettono in condizione di dover fare una manovra evasiva perché nessuno aveva capito che la nave stava andando sugli scogli. È mai possibile? Sono stato costretto a mettere il timone tutta dritta, a compiere una manovra evasiva, la quale avrebbe sortito buon esito qualora il timoniere avesse seguito gli ordini da me impartiti. La manovra va fatta in modo da evitare la derapata, ovvero mettendo il timone a sinistra si evitava che la poppa schiaffeggiasse lo scoglio. Questa è una manovra che va compiuta, dopodiché, dopo che la nave, ovvero che la poppa, superava, si disimpegnava dallo scoglio, ovviamente si sarebbe ordinato la barra dritta. Questa era la disposizione degli ufficiali in plancia. Dalle emergenze del processo risulta che erano tutti quanti con la testa nei radar ad osservare, a seguire lo sviluppo della navigazione. Questa è la posizione che gli ufficiali osservavano al radar nel momento in cui sono stato costretto a virare a destra e ad ordinare 10 gradi di timone a dritta per dare inizio alla manovra evasiva. Ovviamente questo è la posizione, il centro di questo cerchietto della nave. Questa linea bianca indica la direzione che la nave stava seguendo e questa striscia verde indica la costa. Se non avessi accostato a dritta, praticamente saremmo morti tutti con l'impatto.
Se qualora il timoniere alle mie spalle avesse eseguito correttamente la manovra evasiva da me posta in essere all'ultimo, la nave sarebbe passata indenne. Il timoniere ha risposto correttamente agli ordini a me impartiti, ovvero nel momento che ho detto 10 a sinistra, lui ha risposto 10 a sinistra e così ha fatto per tutti i gradi di esecuzione della manovra. Semplicemente che nel momento più importante, nel momento salire della manovra, quando io gli dico di mettere il timone a sinistra, lui ripete correttamente, però fa il contrario e mette il timone a dritta. Quindi la nave, la poppa della nave, non, cioè, purtroppo schiaffeggia lo scoglio e non dà l'opportunità di rallentare questa battuta che la indirizzava verso gli scogli. Quello che è sorprendente è che il terzo ufficiale, Silvia Caronica, la quale nel momento in cui io pongo in essere questa manovra evasiva, dichiara che si posiziona alle spalle del timoniere per osservare che lui stesse seguendo gli ordini da me impartiti. Il terzo ufficiale al processo si avvale della facoltà di non rispondere e qui la Caronica potrebbe spiegare il perché il timoniere, pur ripetendo gli ordini e pur iniziando a seguire l'ordine da me impartito di mettere il timone a sinistra, alla fine fa il contrario. Che cosa è successo alle spalle del comandante? Lo potrebbe dire Caronica, ma non ce lo dice. Il timoniere scompare dalla scena, non si è mai più visto. E quindi praticamente noi abbiamo una condotta che si evince dalla scatola nera che ci dice che il timoniere ha fatto il contrario di quello che ho detto e ci sono tante perizie, tra cui quella del Codecons, quella della stessa difesa, queste perizie attestano che la nave sarebbe passata indenne o quantomeno l'urto sarebbe avvenuto, ma nella parte distante della poppa e questo ciò non avrebbe provocato nessun danno a quello che era la sopravvivenza della nave, quindi all'incolumità dei passeggeri. L'errore del timoniere mi fa collocare l'urto nella posizione sbagliata. Infatti, io, credendo che il timoniere avesse seguito gli ordini da me impartiti in modo corretto, riferisco a Ferrarini dell'unità di crisi che il punto di contatto con lo scoglio è la parte estrema della nave. E addirittura imputo che probabilmente il punto di contatto sia avvenuto con un'elica. Ovviamente. Qualora in quel momento mi fosse stato rappresentato che il timoniere avesse seguito nella fase cruciale l'ordine al contrario, io avrei collocato già inizialmente nella mia testa lo squarcio, iniziando più da prua. Ovviamente la vibrazione è stata appena percettibile dal ponte di comando perché comunque è avvenuta a 250 metri di distanza dal punto di plancia. E quindi nessuno di noi ha subito ravvisato la gravità del danno prodotto da questo impatto. Questa è la simulazione del Codacons, acquisita agli atti del processo, in cui è evidente che se il timoniere avesse eseguito correttamente gli ordini del comandante, la nave sarebbe passata indenne dagli scogli delle scole e l'urto non sarebbe avvenuto. L'incaglio della nave è stato voluto da me, diversamente sarebbe affondata. L'importante è che poi ci andiamo ad agire qua, vedi? Sì, ci troviamo là, non si vede una volta. E siamo belli, passiamo. Sì, noi la vediamo a sistemi è circa 0,4 mili, anzi adesso si è pure avvicinato, con lo scarrozzo si è Sì, si sta avvicinato. avvicinando con lo scarrozzo, così poi da fondo lì è in zona di sicurezza, se vogliamo. È stata una cosa che ha fatto accadere il comandante per avvicinarsi, Certo, chiaro. per facilitare l'abbandono nave, per evitare altre cose. Quindi è in una situazione abbastanza statica. Si è incagliata a circa 200 metri dalla costa, rendendo comunque più semplici le operazioni poi di trasbordo delle persone, perché la distanza alla costa era così ridotta che ha consentito appunto di portare in salvo le persone in un tempo molto ridotto e sicuramente più tempestivo se la nave fosse stata e l'incidente poi si fosse sviluppato a largo, ovviamente.